ben evangelista, lavoro nell'IT da una decina d'anni, sono analista sviluppatore per il settore bancario. Stasera sono qui e ringrazio gli amici Digeri per l'ospitalità, per parlarvi di Informatici Senza Frontiere, un tema che poi si lega alla presentazione precedente. Sono qui con Calogero Ravenna, che è il nostro socio amico di questa zona. Informatici Senza Frontiere è l'impegno concreto per facilitare l'accesso agli strumenti informatici. Questa citazione di un personaggio molto molto importante, che è Kofi Annan, sintetizza in poche parole quelle che sono la nostra mission, ovvero sia connettere tutti i villaggi del mondo ad internet e realizzare per quanto possibile la democrazia digitale. Kofi Annan lancia questa sfida nel 2005 durante un vertice mondiale importantissimo, e noi nel nostro piccolo la raccogliamo nello stesso anno. Infatti nel 2005 nasce Informatici Senza Frontiere in Veneto, a Treviso, da un gruppo di manager ed esperti di IT che si sentono di raccogliere questa sfida, ovvero sia portare la tecnologia, in particolare la connettività, la tecnologia di comunicazione a chi non ce l'ha, non può accedervi per questioni di diciamo di emarginazione, o semplicemente ce l'ha ma non sa usare, non la conosce bene. Ad oggi, quindi, dopo qualche annetto, Informatici Senza Frontiere diventa una rete che copre una dozzina delle nostre regioni italiane. Ovviamente in questo grafico la dimensione dell'omino non è che dà un peso più importante a una dopo ad un'altra, è solo una questione grafica. Siamo più di 300 soci iscritti, più poi quelli che non sono facilmente contabili, perché sono quelli che partecipano con il loro apporto, con la loro conoscenza alla nostra rete, e copriamo appunto una dozzina di regioni. Quindi la mission, il nostro obiettivo, accesso alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Questa foto scattata in Uganda, Kangallo, è stato uno dei primi progetti all'estero di Informatici Senza Frontiere, sintetizza questo nostro obiettivo: portare l'accesso alle tecnologie a chi non ce l'ha. Come si fa questo? Si fa banalmente portando lo strumento tecnologico, il caso di prima, il villaggio africano che non aveva la connettività ad internet fino a che qualcuno dei nostri non ci è andato e ha montato una parabola o qualcosa del genere. Ma soprattutto un altro importante, un altro sintomo del digital divide, un'altra conseguenza è che chi invece ha accesso alla tecnologia non sa usarla, la usa male o la spreca, perché diciamo nel mondo occidentale l'accesso alla tecnologia non è così difficile, c'è addirittura un sovrappiù. Quindi l'alfabetizzazione informatica è uno dei nostri principali obiettivi. Questa foto rappresenta appunto un progetto che hanno fatto a Trento che si chiama APC Computer, destinato alla terza età in particolare. Quindi a chi per via di un gap generazionale non conosce il mezzo o addirittura ne ha paura di avvistarsi. Oppure con i carcerati, per dare degli strumenti di reinserimento sociale, come stiamo facendo a Stronicciano a Firenze o in altre parti d'Italia, questo è il carcere di Treviso. O ancora, supportare situazioni difficili, l'ospedale di Brescia, il progetto Bambini APC, ovvero bambini che per motivi di lunga degenza non potevano avere contatti con l'esterno, se non con le mascherine o comunque in limitatissimi periodi di tempo, semplicemente con un PC o una connessione, seguivano le lezioni di scuola, parlavano con gli amichetti e continuavano a vivere nonostante il loro forte handicap. O anche aiutando altre associazioni di volontariato. Questo è il Giardino degli Imperatori a Scampia, un nome che di sicuro vi fa venire in mente delle immagini abbastanza forti a cui siamo tutti, diciamo, abituati. E è stato messo in piedi insieme a una congregazione di suore questo andrà bene con la foto dell'Africa, e un laboratorio di computer. Sviluppo software, perché siamo informatici dopo tutto. Open Hospital è una piattaforma open source di gestione per ospedali rurali, quindi i nostri missionari partono spesso con il PC in valigia, installano le reti nei villaggi africani o dove ci viene chiesto, installano Open Hospital e queste persone possono cominciare a gestire i pazienti, i farmaci, in posti dove non c'è spesso a malapena neanche un registro cartaceo.
Insomma, la cultura digitale, questa è una citazione involontaria agli indigeni digitali, perché facciamo anche cultura, là ci sono io, non che io conosca tutta la cultura digitale, però non parliamo solo di tecnologia. Questo per esempio è un, o meglio non solo di tecnologia per tecnici, è un esempio di un incontro che ho fatto a Firenze con i genitori per parlare dei social media e di come i minori sono esposti oggi sui social media ai rischi a cui corrono, dalle truffe a cose più gravi. Lasciamo qualcosa, ci proviamo, perché dovunque andiamo cerchiamo di piantare il famoso seme, perché non basta portare il computer, cerchiamo di formare le persone, cerchiamo di lasciargli qualcosa perché possano andare avanti da soli. È quasi finito, questo è importante. Un secondo, ecco il digitale, è la prima volta che il comando di tecnologia è arrivato alla Assemblea Nazionale a Pisa, 14 aprile 2012. Ci sarà un workshop la mattina che si chiama appunto Ecco il digitale, dove parleremo di tecnologia e solidarietà. È gratuito la partecipazione, se seguite i nostri canali potete sapere tutte le informazioni, potete iscrivervi a questo evento e speriamo di vederci a Pisa, ecco, il 14 aprile. Grazie a tutti.